La Paris-Roubaix per me è una delle gare più belle e più importanti nel calendario delle donne. È una gara molto impegnativa dal punto di vista di testa, ma anche dal punto di vista fisico, e credo che bisogna sempre dare il massimo dall'inizio alla fine e rimanere molto concentrati per non trarre inganno. Una gara come questa mi sento di dire alle giovani di usare tantissimo la testa, perché le gambe sicuramente le hanno e sono molto forti. La grinta, la passione, il non mollare mai davanti a qualsiasi difficoltà. Ci sono le vittorie, ma sono proprio dalle sconfitte che bisogna imparare ed andare avanti. Paris-Roubaix is the race of my dream because I think it's one of the most beautiful and spectacular race to see and also to do. I think it's a special race because it's flat, but you push really, really hard. You have to improve your skills on the cobbles, and finishing in velodrome. And it's a piece of my heart, so that's why it's also important for me. Una gara dedicata un po' alle guerriere di questo sport, una gara monumento che potrai essere ricordata nella storia come un Fiandre, e credo che sia sempre bello per noi donne essere ricordate in queste gare così da eroi. Una grandissima emozione, soprattutto se ti trovi davanti a giocarti la vittoria, ma anche se sei una delle ultime, credo che arrivare fino a lì significa aver scritto già una parte della storia.